L'interesse nostro è quello di salvaguardare e mantenere tutti i livelli occupazionali. Abbiamo chiesto di intesa con il vicepresidente e con il presidente della Summit di rinviare ancora di qualche giorno questa riunione perché stiamo cercando di percorrere tutte le strade percorribili per arrivare al tavolo con una soluzione che garantisca le attuali fasce occupazionali. Noi abbiamo avuto solidarietà dalla provincia di Avellino e Irpinia Ambiente con la disponibilità di prendersi alcune unità, come anche Sappana di Napoli, Tufino, diciamo che ha garantito di prendersi dei lavoratori. Non abbiamo avuto nessuna risposta dalla provincia di Caserta, questo ci lascia un po' amareggiati, ma ci lascia ancora più amareggiati nel fatto che Caserta è l'unica società provinciale che ha aumentato i costi di sversamento, cioè Caserta prende 260 euro a tonnellata contro 160 che prende Sappana. Il destino della Summit come società, anche oggi al tavolo, perché oggi abbiamo fatto un tavolo di coordinamento con i consiglieri provinciali, tutto il consiglio dell'Ato e il presidente della Summit, proprio per capire se questa società è ancora di interesse di tutti gli attori che operano nel ciclo dei rifiuti della provincia di Benevento. Dal tavolo è emersa che la Summit è una società che ancora può dare il suo contributo e può dare ancora diciamo, può essere ancora la società per la gestione del ciclo dei rifiuti nella provincia di Benevento. Certo, va rivista, va ristrutturata perché attualmente come è stata gestita fino ad oggi sta sotto gli occhi di tutto. Noi pensiamo di rilanciare anche questa società. Io non vedo una partenza immediata del lato, purtroppo per mio dispiacere, perché in questo momento sono ancora costretto a fare supplenza. Però abbiamo deciso di avere questo tavolo di coordinamento sulle scelte strategiche e questo già è un altro passo in avanti, perché il problema del ciclo di rifiuti nella provincia di Benevento deve essere affrontato in modo istituzionale con tutti gli attori. Questo ho chiesto al tavolo, ho chiesto una condivisione totale e una strategia univoca sul futuro e sul rilancio di un nuovo piano industriale. Se noi vogliamo andare verso la differenziata, come sta facendo la provincia di Benevento, dobbiamo fare sicuramente gli impianti e dobbiamo andare verso gli impianti di riciclo, perché non possiamo pensare di fare la differenziata e poi non abbiamo l'impiantistica, altrimenti il ciclo è monco e il ciclo monco porta aumento dei costi e noi non ci possiamo permettere questo. Mi lascia molto rammareggiato questo episodio, questo atteggiamento, perché ecco, il fatto che questi episodi non capitano sempre all'inizio dell'elaborazione o all'inizio che stiamo lavorando per mettere in funzione lo STIR, ecco, questo mi lascia un po' preoccupato. Noi stiamo facendo il possibile per far ripartire lo STIR prima possibile, ecco. I lavori stanno andando avanti, diciamo, il cronoprogramma lo stiamo rispettando, anche se ecco, ci sono ancora qualche problematica che è emersa che va affrontato sia a livello regionale che dal punto di vista tecnico e il nuovo incendio comunque ci ha rallentato un poco sulle procedure perché noi per poter, al di là adesso dei lavori che dobbiamo fare per far ripartire lo STIR di Casalduni, ma poi diventa anche la problematica normativa e per riavere l'autorizzazione, per avere tutto, dobbiamo svuotare quello STIR della quantità di rifiuti ammassati lì. Noi abbiamo concentrato l'attenzione massima in questa contrada, tant'è vero stiamo facendo un progetto per la riqualificazione e la risommatura dell'argine del fiume e abbiamo anche diciamo, recuperato delle somme che vengono dall'alluvione del 2015 di circa 1.100.000 euro. Adesso stiamo predisponendo il progetto e i tempi tecnici poi per fare tutti i procedimenti conseguenziali. È importante la giornata di oggi, siamo contenti perché siamo riusciti ad organizzare una grande campagna vaccinale anti-influenzale. È partita già con la partnership dell'Ordine dei Medici di Benevento,
verrà coadiuvata su tutto il territorio anche dalla comunità. Noi abbiamo chiesto a tutte le comunità di essere presenti oggi in conferenza stampa e il primo segnale che daremo è quello proprio della vaccinazione che faremo noi operatori e tutti i nostri sindaci di tutte le comunità. È importante l'organizzazione che prevede il ruolo fondamentale del nostro Dipartimento di Prevenzione, della nostra epidemiologia, dei distretti e in particolar modo della medicina generale, che è stata già coinvolta e attivamente posso dire che già sono state già distribuite a tutti i medici di medicina generale, dico tutti i medici di medicina generale della nostra azienda, hanno ricevuto le dosi di vaccino. Ben 60.000 dosi di vaccino sono state distribuite lunedì, tutti i medici di medicina generale in questo momento hanno il vaccino e la nostra intenzione è quella di arrivare con l'informazione a tutta la popolazione. È un momento secondo noi importante perché è un intervento di sanità pubblica fondamentale per la nostra società, in quanto con la vaccinazione si evitano ricoveri impropri, l'inappropriatezza delle terapie antibiotiche che vengono fatte in questo periodo, quindi noi puntiamo molto e tutti insieme cercheremo di arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati. Sto quasi a un mese dal mio insediamento, la nostra strategia, quella della direzione che dirigo, è quella di arrivare sul territorio. Io mi sto muovendo moltissimo, sto già girando per tutte le varie sedi della nostra azienda, c'è una situazione in divenire anche positiva, c'è ancora molto da fare. Noi sicuramente punteremo alle strutture territoriali, punteremo a far sì che i nostri cittadini possano avere anche presso casa tutte le prestazioni, quindi aumenteremo sicuramente le prestazioni domiciliari. Su questo ci stiamo lavorando, sicuramente un lavoro verrà fatto sulle strutture che sono state da poco aperte nel passato, quindi parlo di strutture polifunzionali della salute così come previsto alla Regione Campania, delle UCCP che sono unità di cure complesse primarie che prevedono sia il nostro intervento sia dei medici convenzionati, quindi noi sicuramente svilupperemo quelle attività che sono in essere, tipo a Cerreto Sannito, sia a San Bartolomeo in Galdo, sia a San Giorgio del Sannio, e quindi noi cercheremo di fare sanità sul territorio insieme alle comunità. Un invito del genere non potevamo assolutamente dire di no, è proprio nostro compito, noi siamo i garanti, noi siamo ente sussidiario dello Stato e siamo garanti della salute delle persone nel territorio di nostra competenza, quindi quando il direttore Volpe ci ha invitati ad aderire a questa manifestazione abbiamo aderito con molta gioia, anche perché questo rappresenta il primo punto di un percorso che stiamo progettando con l'ASL e con le istituzioni politiche che sono presenti sul nostro territorio, però l'ordine non è nuovo a questo percorso, noi abbiamo iniziato da, dottore Milano ne è stato l'artefice da... Nel 2016 che portiamo avanti un progetto rivolto alla cittadinanza, l'ordine per la salute, dove facciamo incontri di educazione alla salute e di prevenzione screening di piazza, quindi voglio dire questo è un ulteriore passo avanti, come diceva il Presidente la nostra disponibilità è sempre totale. Noi abbiamo fatto anche un volantino in cui abbiamo invitato tutti i medici dell'ordine, ma in modo particolare i medici di famiglia a vaccinarsi, molti verranno stamattina qui a vaccinarsi, perché noi riteniamo che a parte quello che diciamo sia importante anche quello che facciamo, l'esempio certe volte vale più di 10.000 parole, stamattina ci vaccineremo qui noi, si vaccineranno i rappresentanti delle istituzioni, poi inizieranno a vaccinarsi i colleghi di medicina generale e tutti i colleghi che lo vorranno fare. È anche un messaggio forte contro questo tentativo che ogni tanto sembra riaffiorare delle fake news sui danni e sulle inefficacie delle vaccinazioni. La vaccinazione è stata la più grande conquista della medicina moderna ed è l'unico modo che noi abbiamo in molte patologie, anche patologie molto gravi, di prevenire e quindi di debellare totalmente una malattia. Quindi la vaccinazione, fra l'altro, anche una delle più democratiche forme di medicina perché la si dà a tutti gratuitamente, a tutti quelli che ne hanno bisogno, quindi veramente è un meccanismo di salute pubblica fondamentale alla quale noi non possiamo assolutamente rinunciare. E un'altra bella cosa è vedere tanti giovani ragazzi, i nostri giovanissimi medici che stanno frequentando il corso di formazione in medicina generale, stamattina sono tutti qui proprio per testimoniare anche con la loro presenza e con la loro vaccinazione che sono già pronti per poter espletare al meglio la professione nel loro futuro. Come si trasforma Farinelli in parole? Innanzitutto attraverso ciò che cantava.
perché è quello che lascia la testimonianza più alta di Farinelli, e poi attraverso le lettere che inviava Metastasio a Farinelli. È lì che si racchiude tutto quello che era il mondo di questi uomini che erano dediti alla scena con una grande sapienza e con una grande volontà sempre di rinnovare la scena, anche perché era lo strumento attraverso il quale partivano i messaggi, partivano le idee, partiva la storia. Per cui è uno dei personaggi nevralgici del Settecento europeo. Era praticamente, la loro vita era a servizio della scena, e anche quando non erano in scena erano comunque in scena. Basta pensare tutta la lunga stagione, diciamo, di giubilazione di Farinelli nella sua villa di Bologna, che era uno scenario per tutti i grandi viaggiatori che andavano a Bologna per conoscere Farinelli e per sentire Farinelli. E Farinelli si esibiva, quindi elargendo ancora una volta quella che era la sua persona. Era l'ostensione della fisicità dell'artista che veniva ancora ammirata a fine stagione. Il messaggio è quello, è praticamente chi è dedito all'arte è immortale. E vive nell'arte, continua a vivere nell'arte. L'immortalità di Farinelli è determinata ogni qualvolta noi andiamo in un teatro e assistiamo a una recita dove comunque sappiamo che lui aveva partecipato. Lui era in stretto rapporto con Metastasio, che era il suo amico e anche il suo librettista preferito. Ma poi chiama musicisti di primissimo livello, direttori d'orchestra, cantanti, castrati e non, ballerine, virtuosi e virtuose le chiamavano, sia Metastasio che Farinelli, i cantanti e le cantanti. E poi scenografi, pittori, cioè lui lavorava a questi spettacoli, diciamo così, diremmo noi, dal tronco al mobile, cioè proprio dall'inizio, dall'ideazione fino alla messa in scena, e curava meticolosamente tutti i particolari. Quindi è un bel modo di vedere l'arte, che non è arte figurativa, arte musica, arte teatro, è tutto insieme ed è cultura questa. A me ha colpito molto, prima cosa, questo suo rapporto con Metastasio, che era un rapporto che era iniziato da giovane. Lui aveva 15 anni, Metastasio 22, si sono conosciuti a Napoli. E praticamente un rapporto che è durato tutta una vita, anche se diciamo per 50 anni loro non si sono più visti, però continuavano a scriversi diciamo ogni giorno. E mi ha colpito molto questo legame strettissimo, che non era solo un legame culturale, cioè di lavoro insieme culturale, ma era un legame umano. Mi ha colpito molto anche che praticamente i due, spesso e volentieri, quando parlavano di cose più personali, parlavano, ovviamente scrivevano, non parlavano perché stavano lontani, si esprimevano in napoletano. Io, che ho sempre visto Metastasio come un grosso rompiscatole, perché veramente è pesante leggere un dramma, leggere le sue lettere con espressioni in napoletano, Carluccio mio di zucchero, ti mando i vasi a pizzichillo, varie spiritosaggini in napoletano, mi ha veramente molto colpito. C'è stato un momento in cui ho pensato che forse c'era un rapporto un po' particolare tra i due, ma comunque non lo so, non ha importanza, erano veramente fortemente amici tra di loro. Il 28 di questo mese è stata una ricorrenza, un anno dalla mia nomina a direttore dell'area archeologica del Teatro Romano, e in quella circostanza io ho affermato che volevo un teatro aperto, un teatro di tutti, un teatro multiculturale. Devo dire che a distanza di un anno sono soddisfatto del lavoro fatto. Abbiamo fatto un teatro aperto, il teatro di tutti,
non solamente dei beneventani, il teatro di tutti, e un teatro multiculturale dove eventualmente parliamo di storia, di archeologia, di letteratura, di poesia, dove si fa danza, dove si fa spettacolo, dove si fa lirica, dove si fa teatro. Cioè, io volevo un po' il concetto barocco del teatro, cioè quello del teatro mundi, cioè dove la rappresentazione dell'uomo in qualche modo è coinvolgente, dove l'uomo è dentro al teatro e il teatro è l'uomo. Vega De Martino è stata una storica dell'arte di questo territorio, funzionaria della sovrintendenza di Caserta e Benevento, che per un lungo periodo si è interessata della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico di Benevento e del Sannio, e con la quale, devo dire, ho lavorato. È stato il mio primo capo ufficio al Museo di Capodimonte a Napoli, e quindi oltre a legarmi l'aspetto strettamente professionale, cioè siamo dei colleghi, ma mi lega un affetto personale. E quindi oggi l'attività che stiamo svolgendo ha una duplice valenza, quella di presentare un libro su Farinelli, questo castrato del Settecento che poi va in Spagna e che in qualche modo è il castrato più importante in Europa in quel periodo, e che si inventa il modo di far spettacolo, e noi stiamo in un teatro dove si fa spettacolo. E quindi il rigore scientifico del libro, il rapporto tra Farinelli all'anagrafe Braschi, che è un meridionale, lui nasce ad Andria, quindi, però studia a Napoli, quindi è di nostra cultura. Ma oltre questa, la cosa che più eventualmente il rigore scientifico del libro, e perché no, un altro momento che riguarda la storia del teatro, che è quello che secondo me è molto importante, quando probabilmente a Benevento questo teatro in particolare non aveva più funzione, perché era sotterrato, cioè non era stato ancora tirato fuori. Parliamo del primo ventennio, trentennio, fino agli anni 50 del XVIII secolo, e dove le grandi capitali europee attingevano alle eccellenze meridionali, ma soprattutto alle eccellenze napoletane, per poter fare i loro spettacoli, per poter fare teatro, musica, spettacoli.
Sarebbero state effettuate delle perquisizioni presso le abitazioni di alcuni dei giovani probabilmente responsabili del raid punitivo avvenuto a Rocca Piemonte la settimana scorsa. Le forze dell'ordine, che già qualche ora dopo l'increscioso episodio avevano individuato alcuni dei possibili autori del blitz avvenuto in pieno centro a Rocca Piemonte nei confronti di alcuni ragazzi del posto, stanno proseguendo le indagini, e quello sarebbe un ulteriore step per accertare responsabilità di alcuni, specie nei confronti del giovane di 17 anni che ebbe la peggio con ferite al capo, medicate poi all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Indagini che sono partite dalla raccolta delle immagini effettuate dalle telecamere presenti in centro a Rocca Piemonte, attraverso le quali sono stati riconosciuti alcuni dei protagonisti del raid che ha lasciato senza parole tutta la comunità del piccolo e solitamente tranquillo comune dell'Agro. Alla base della spedizione punitiva, intanto, ci sarebbe effettivamente un diverbio per alcune avanze fatte a una ragazza qualche giorno prima, da qui la promessa del raid di un nutrito gruppo di giovani nocerini, arrivati poi effettivamente a Rocca Piemonte provocando il caos per alcuni interminabili minuti, anche se l'esatta dinamica e il movente sono ancora al vaglio degli inquirenti. Alcuni incappucciati, altri no, muniti di spranghe e mazze di baseball, altri a mani nude, comunque tutti con l'obiettivo di vendicarsi. Danneggiate auto, ferito alla testa il ragazzo, tra l'altro figlio di un poliziotto. Nelle scorse ore qualcuno aveva addirittura temuto che potessero verificarsi altri episodi del genere, anche perché si parlava di promessa di vendetta a mezzo social. Fortunatamente null'altro è avvenuto, anche perché i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino stanno presidiando maggiormente il territorio di Rocca Piemonte col passaggio continuo nelle ore serali delle auto dei militari della stazione di Castel San Giorgio. Voglio rivolgermi direttamente ai lavoratori dello stabilimento di Napoli della Whirlpool per dar loro una buona notizia. In queste ore l'azienda mi ha comunicato la volontà di ritirare la procedura di cessione. È un primo passo, un primo risultato che certamente ci consente di sederci a un tavolo per provare a risolvere definitivamente i problemi di quello stabilimento. Su questa avvertenza il Governo, grazie anche al Presidente del Consiglio e grazie al Ministero dello Sviluppo Economico, ci ha messo la faccia. Abbiamo ottenuto questo primo importante risultato. Io non voglio essere trionfalista e non voglio dire che abbiamo risolto definitivamente quel problema, ma certamente è il passo più importante che dovevamo compiere per portare ad arrivare a una soluzione definitiva per lo stabilimento di Napoli. La gente come noi! La gente come noi! La gente come noi non molla mai! Abbiamo appreso la notizia che la Whirlpool ha dichiarato di ritirare la cessione del ramo d'azienda e la vendita e anche di togliere i licenziamenti, ma noi continuiamo a rimanere vigili perché vogliamo ritornare a lavorare come prima. Fin quando non si torna a un tavolo ministeriale e ci dicono che la Whirlpool rimane a Napoli con un progetto lungo, riporta gli investimenti qui e porta la nuova lavatrice, noi continuiamo a combattere, non ci arrendiamo, saremo ancora più forti di prima e andremo avanti. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento elaborato da ilmeteo.it. Previsioni per giovedì 31 ottobre. Un fronte perturbato alimentato da aria più fredda si sposta verso le regioni meridionali, mentre il tempo peggiora nuovamente al nord-ovest. Ma ecco il dettaglio realizzato come sempre da ilmeteo.it. Al nord, bel tempo con cielo poco nuvoloso sul Triveneto e sulla Liguria, decisamente più coperto sul resto delle regioni, anche con qualche pioggia sul Piemonte occidentale. Spostiamoci ora al centro, cielo coperto sulle regioni adriatiche ma senza piogge.
Qualche temporale potrà interessare invece il Basso Lazio. Bel tempo prevalentemente soleggiato sul resto dei settori. Raggiungiamo infine il sud, dove avremo condizioni di instabilità su Calabria e coste campane, con temporali a carattere sparso. Più vaschi e schiarite in Puglia, tempo più asciutto invece altrove. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 2 gradi e non supereranno i 18 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 14 gradi al nord, fino a 23 al centro e punte di 25 gradi sulle regioni meridionali.